la pierza all'altro. Allora, chi meglio di te poteva rappresentare la musica qua, a cercare delle musiche e delle sonorità? Intanto questi grandissimi, questi. Gli Psycho Drummers. Allora, gli Psycho Drummers, tra l'altro, sono tre miei compagni del conservatorio, con i quali ci siamo laureati assieme. Quindi, oltre ad essere uno spettacolo molto bello, c'è anche orgoglio di vedere i miei ex compagni che hanno creato un ensemble così interessante. Chi meglio di me? Oddio, ce n'è, è pieno di gente. Stasera ce la tiriamo, però. Però stasera ci sono io. C'è gente in piazza, è bello. Esatto, sì, l'atmosfera devo dire che è molto bella e infatti io sono sempre molto lusingato quando mi viene proposto di seguire la selezione musicale. Sono stato riconfermato quest'anno e questo per me è stato una cosa molto stimolante, molto divertente, ma anche di grande responsabilità, perché insomma bisogna creare intrattenimento per gli altri, non si può fare quello che si vuole, che un pochettino potrebbe essere... Nella tua camerina ascoltare la tua musica. Esatto, potrebbe essere l'errore in cui si incappa, quindi che poi in realtà ancora non è cominciato, magari riceverò tantissime lamentele, ma non credo, sono abbastanza sicuro della selezione che ho fatto. Ci sono due valenze, no? I giovani che sono in gamba, perché sì, c'è una generazione bellissima, e la musica che non, a mio parere non va giudicata, va ascoltata tutta, perché è talmente trasversale la musica, forse è l'unica libertà che abbiamo nella vita. Allora, la musica è anche viene assimilata anche in base a un percorso, cioè la fase in cui la ascoltiamo come sorta di nostro rifugio personale, quindi è intima, è intima, è solo un genere, tutto il resto non ci interessa, e poi c'è il momento in cui la musica ci trasporta e quindi qualsiasi tipo di genere, qualsiasi tipo di situazione ci dà qualcosa, quindi diciamo che dipende un pochettino anche da noi e dal periodo della nostra vita in cui siamo. Alla pierza all'altro, poi lì.